Negativo. Relativamente all'importante opera del nostro territorio, conosciuto come negativo, chiedo all'assessore dei lavori pubblici come essere l'attuale stato d'arte dell'opera. L'ho fatto un po' sintetica l'interrogazione perché è una materia complicata. A fronte della disastrosa alluvione che ha colpito le Marche il 17 settembre scorso, non sono mancate le proteste e le critiche verso le amministrazioni competenti da parte dei cittadini per la mancata realizzazione delle opere di invarianza idraulica. Nei social, tra le foto delle case e delle strade sommerse dal fango, non sono mancati striscioni tipo AAA amministrazione cercasi, ma anche precise accuse alle varie amministrazioni di non aver provveduto alle varie opere idrauliche che avrebbero potuto almeno alleviare i danni. Chi si ricorda del megatubo? Correva l'anno 2015, Chioggia era l'unico comune del Veneto, ripetiamo del Veneto, ad avere un progetto esecutivo e finanziato, ripetiamo finanziato, per ben 22 milioni di euro. Per chi se lo ricorda, i lavori erano cominciati anche con annunci in pompa magna, sono stati realizzati diversi stralci con la posa delle grandi condotte sotto il lungomare, nella parte dell'Usenzo, però tutto poi si è fermato nel tratto tra la fine del lungomare e il Brenta. Ogni tanto qualche consigliere comunale presenta una bella interpellanza. L'assessore di competenza spiega la solita manfrina che ci sono più enti coinvolti e che manca poco, ma alla fine della fiera, con i soldi stanziati, con un progetto esecutivo dal 2015, le varie amministrazioni che si sono susseguite non sono state capaci di concludere i lavori. Considerato che le bombe d'acqua e i temporali autorigeneranti purtroppo non sono più eventi eccezionali, che cosa si aspetta a concludere i lavori?